Un nuovo capitolo di Assassin's Creed è già in lavorazione negli studi di Ubisoft. C'è la conferma dell'azienda, che ha svelato persino il nome in codice del progetto e fornito alcuni aggiornamenti sullo sviluppo in un articolo pubblicato sui canali ufficiali della compagnia. Prima di approfondire la notizia, vi invitiamo come sempre ad iscrivervi al canale per aggiungervi alla confraternita di EveryEye.it. E se volete rimanere sempre aggiornati sulla nostra produzione video, non vi resta che cliccare sulla campanella delle notifiche. Tra le mura di Ubisoft sta prendendo forma un nuovo progetto, il cui nome in codice è Assassin's Creed Infinity. Nathalie Bouchard e Christophe Derren, i Managing Director di Ubisoft Quebec e Montreal, hanno annunciato che i due team di sviluppo hanno deciso di unire le forze nella creazione del prossimo episodio del brand. Le due software house, che si sono alternate nella realizzazione degli ultimi capitoli della serie, stanno infatti affrontando un riassestamento del proprio organigramma per la formazione di un cross studio, che unirà i migliori talenti dei due team nel processo che darà vita al successore di Assassin's Creed Valhalla. Su Assassin's Creed Infinity ci sarebbero dunque i migliori artisti alle dipendenze di Ubisoft, che hanno lavorato sia ai primi titoli della saga, tra cui Brotherhood, sia alle iterazioni più recenti. Tra i creative director del nuovo progetto ci sarà anche Clint Hawking, che per Ubisoft ha realizzato Splinter Cell, Far Cry 2 e Watch Dogs Legion. Questa piccola rivoluzione in casa Ubisoft, spiegano i due boss di Quebec e Montreal, mira ad evolvere il franchise verso nuove prospettive, di pari passo con i cambiamenti che sta vivendo l'industria dei videogiochi e con l'obiettivo di espandere le ambizioni multiculturali della saga. Le novità ufficiali su Assassin's Creed Infinity si fermano qui, ma i due sviluppatori promettono che molto presto riceveremo maggiori dettagli sul progetto. Le informazioni più succose, però, provengono da un report non ufficiale pubblicato dall'autorevole portale Bloomberg a firma di Jason Schreier. Secondo fonti molto vicine allo sviluppo dell'opera, l'obiettivo della produzione sarebbe quello di creare una piattaforma online in grado di evolversi nel tempo ed includere un certo numero di titoli standalone al proprio interno. Una sorta di Games as a Service, insomma. Il servizio punterebbe infatti a suddividere l'opera in episodi separati, ciascuno con la propria ambientazione e le proprie meccaniche di gioco. Anziché focalizzarsi su di una singola epoca, come sempre avvenuto in ciascun capitolo della saga, Assassin's Creed Infinity proporrebbe una moltitudine di scenari diversi, con l'obiettivo di espandere ulteriormente il parco di titoli grazie al supporto post-lancio della piattaforma. Sempre stando al report di Bloomberg, infatti, il servizio punterebbe a raccogliere al proprio interno più giochi in contemporanea, interconnessi tra loro, pur proponendo avventure differenti. Il rumor cita testualmente che i vari giochi potrebbero restituire sensazioni ed esperienze diversificate, ma che saranno tutti in qualche modo collegati. L'annuncio dell'unione tra i due team di sviluppo, peraltro, sembrerebbe confermare in parte le indiscrezioni di Schreier, che ha aggiunto che Ubisoft si è lasciata ispirare dal successo mediatico e commerciale di Fortnite e GTA Online, per ottimizzare gli investimenti e concentrarsi su un'unica esperienza di gioco da sviluppare nel tempo. I rumor relativi alla natura di Assassin's Creed Infinity rimangono in ogni caso non confermati, e in quanto tali vi invitiamo a prendere queste ultime informazioni con la dovuta cautela. Ora però la parola spetta a voi. Cosa vi aspettate dal nuovo team di sviluppo nato dall'unione di Ubisoft Quebec e Montreal? Vi piacerebbe che Assassin's Creed Infinity fosse un servizio online piuttosto che un unico grande capitolo? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.